Ciao, buongiorno Francesca Buongiorno. Mencacci, La Nazione. Mister, partiamo da questo fine della settimana di lavoro con i tifosi che sono venuti a salutare la squadra. Un momento, insomma, anche di emozione che vi ha, immagino, caricato in vista di questa partita. Grazie. Assolutamente sì, un momento importante questo rapporto che c'è stato con i tifosi, questo incitamento. Sappiamo quanto loro ci tengano a questa partita, ma ci teniamo anche noi, quindi ecco, abbiamo creato i presupposti giusti per, come posso dire, cementare un po' questo aspetto motivazionale, che poi alla fine il derby ha delle motivazioni che si presentano, il derby si presenta da solo a livello motivazionale, c'è poco da dire secondo me. Ma io come approccio la gara non te lo posso dire, non sono nella loro testa, lo vedremo domani. A me interessa come la approcciamo noi la gara, perché io posso rispondere a quello che facciamo noi in campo. Quindi abbiamo fatto una settimana, abbiamo lavorato molto sotto l'aspetto tattico. Mi interessa creare quegli automatismi che sono indispensabili per essere sempre più affidati, concedere sempre di meno all'avversario e essere più propositivi noi. Il tempo, sempre detto, che gioca a nostro favore, perché comunque si assimilano i meccanismi, i movimenti, eccetera. Noi abbiamo lavorato questa settimana molto su questo, a prescindere dall'avversario di turno, perché l'avversario poi, come sempre detto, ogni domenica, ogni settimana cambia. Però quello che conta è che noi acquisiamo al massimo i tempi e gli automatismi di gioco. Mister, buongiorno. Antonino Buongiorno. Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifogrifo Web Radio TV Perugia. A parte le defezioni che già conosciamo, il resto è recuperato. Strizzolo ci rassicura che sarà, È convocato, è convocato. sì, è Perfetto. convocato Angela, è convocato Strizzolo, giocatori che hanno avuto delle problematiche in settimana. Ecco, rispetto, diciamo, alla partita di Ascoli, anche se a lei non gli piace mai anticipare le formazioni, no? Vedremo la stessa squadra. Oppure ha in mente così di. L'ha detto lei, non mi piace anticipare la formazione, quindi mi sta calcando, mi sta tenendo Io una parlavi trappola. soprattutto per gli esterni, Ah. diciamo, ci sono giocatori che in settimana veramente hanno espresso, cioè, una motivazione, vedi Beghetto, vedi Sgarbi, le parole forti, dicevo, noi andiamo sicuramente a Terni per vincere, per fare la nostra partita. Sicuramente questo potrà succedere se seguiremo le istruzioni del mister. Beh, lo ringrazio. No, vabbè, mi dà una responsabilità grossa, a parte gli scherzi. La formazione la do domani, ma non è che non la voglio dare. A me piace tenere sempre sulla corda tutti i giocatori, perché si arriva alla partita con la giusta carica nervosa, altrimenti si rischia che quelli che sanno che giocano arrivano scarichi e quelli che non sanno sanno che non giocano arrivano scarichi anch'essi. Quindi questo alone di incertezza deve, secondo me, giovare a livello di tensione nervosa, che è la cosa più importante. La tensione nervosa ti fa stare concentrato. E poi non voglio dare nemmeno vantaggi all'avversario perché non ne ha bisogno. I ragazzi che acquisiscono fiducia è importante perché la squadra comunque sta crescendo, questo è un dato di fatto innegabile. Chiaro che ci vorrebbe un risultato ancora più roboante, no? Vincere va sempre. Cioè, non è che la vittoria con l'Ascoli sia stata in secondo piano, però vincere un derby è una cosa roboante, no? Soprattutto nell'ambiente, ma anche per noi, perché comunque si guadagnerebbe un posto in classifica sicuramente migliore. E però, ecco, per far questo, perché tutti vogliono vincere, per far questo bisogna interpretare bene la gara, e sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico, della corsa, dell'attenzione, ecco. Prego. Buongiorno mister, Gabriele Di Pandelli, Umbre On. Buongiorno. Spulciando un po' le statistiche, abbiamo visto che lei non perde dal 2005 contro la Porca miseria. Ternana. Guarda, a me come la facevi questa domanda? Io non so Scaramantico, ma tu mi costringi a toccarmi. Però la conosce fin dal 1995 quando allenava il Tolentino, quindi ha fatto diversi scontri con la Ternana. Sì, ma Come allora, le si batte la statistiche, Ternana? ma non lo so. Te lo dirò domani dopo la partita, se ci sarò riuscito. Prima non è, come si dice, non faccio fatica a dire come si fa a battere la Ternana. Anche perché se lo so, non è che posso adesso, come ho detto al signore prima, non è che posso adesso spiegare a tutti quelle che sono state le nostre strategie per preparare la gara, no? E mi sembra una domanda un po' banale, ecco, scusami.
le partite, a parlarne è sempre difficile poterle poi, come si dice, no? Spiegarle prima. La partita è una partita che secondo me va giocata, loro hanno qualità, hanno tanti giocatori bravi, come ha detto lei, da centrocampo in avanti, non che dietro siano scarsi, ci mancherebbe, però è una squadra che ha una vocazione un po' a... Esatto. E noi dobbiamo sembrare limitarli e non farli giocare, chiaramente poi capitalizzare l'occasione, ma questa è un po' la... è come scoprire l'acqua calda, eh? Quindi se vuoi vincere la partita non devi prendere gol, ne devi fare. È una squadra, però ecco, ripeto, secondo me è una partita, secondo me, che può essere anche molto spettacolare, perché il derby di solito a volte si prepara a livello tattico, ma poi si gioca con il cuore, si gioca con l'aspetto nervoso, e quindi lì a volte sfugge un po' anche, potrebbe sfuggire anche un po' di, come posso dire, no? Di logica tattica, ecco. Il derby di solito è questo, mo adesso domani non lo so, è una strategia che si prepara, ma a volte poi, no? L'enfasi che si crea, l'entusiasmo, c'è una spinta emotiva che potrebbe essere anche al di fuori di quello che è un aspetto razionale. Mister, un'ultima domanda extracampo, perché domani c'è un minuto di silenzio per le vittime delle Marche, lei tra l'altro è marchigiano, quindi se le va di spendere due parole sulla questione. Allora, ascolta me, è una calamità, noi abbiamo avuto, come voi mi sembra, il terremoto, è stata una calamità grossa soprattutto per le nostre zone. Io parlo noi la provincia di Macerata abbiamo avuto la calamità, Ascoli Macerata, la calamità del terremoto, adesso ancora c'è questa calamità e che ti devo dire, è un dispiacere, è un, insomma, una cosa... È una cosa che ci tocca a me, perché ci si conosce, no? Quindi è una cosa triste. Io ho avuto tanti amici della zona lì, mi hanno mandato i video, mi hanno mandato, insomma, una cosa brutta.